Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi ti parlerò della canalina dei vetri camera, vetro doppio e vetro triplo. Scoprirai come non avere la condensa sul perimetro del vetro, cosa che avviene nel 66% dei vetri venduti anche in questo momento. Partiamo subito. Che cos'è la canalina? La canalina è un elemento di giunzione che collega due lastre di vetro, se è nel caso di un vetro doppio, e tre lastre se è nel caso di un vetro triplo, come in questo caso. Le puoi vedere qui all'interno, in questo caso è una canalina già termica, che poi ti spiegherò che cos'è. Può essere di diverse dimensioni, si parte da un minimo di 6 mm ormai in disuso, fino anche a 27 mm di spessore. Serve quando all'interno del vetro vanno delle veneziane motorizzate, quindi serve più spazio. Lo spessore migliore da usare è tra i 16 e i 18 mm, perché più la fai piccola, più peggiora la prestazione termica, più la fai grande, idem, perché l'aria all'interno inizia a muoversi e quindi peggiori la performance. La puoi fare in materiale come l'alluminio, ma avrai la condensa sul vetro, oppure la puoi fare con la canalina termica, che ti faccio vedere subito. Questo è il primo esempio di canalina termica. Abbiamo una canalina in carbonio e acciaio inox, sono le prime canaline che sono state sviluppate. Poi sono nate queste nuove canaline, queste sono delle canaline in materiale molto molto termico, esistono in due diversi colori, oppure c'è anche quest'altro tipo. Questa è la Swiss Spacer, qui si fa vedere anche diversi spessori, questo è un materiale termico e resistente. Le prestazioni tra una canalina e l'altra sono molto molto diverse tra loro. Partiamo con l'alluminio, che non dovrebbe più essere usato, che ha un valore di trasmittanza lineare, si chiama PSI, praticamente è quanto calore esce dal perimetro del vetro, che è 0,11. Poi c'è l'acciaio inox che fa 0,7. Poi c'è la schiuma strutturale che fa 0,037 e la Swiss Spacer che fa 0,036. Può sembrare poco o poca differenza questo 0,11 contro 0,036, ma è il 58% di trasmittanza in meno. Fare una canalina in alluminio oggi è come tenere acceso un phon tutto il giorno a livello di dispersione. E la canalina in alluminio porta due gravi problemi. Il primo problema è appunto la dispersione. Ti trasmetterà sempre il freddo in inverno e il caldo in estate. È come avere un radiatore sul perimetro del vetro che lavora al contrario, quindi ti dà fastidio sia in estate che in inverno. Il secondo problema, ancora più grave, ti produce un ponte termico lineare. Un ponte termico è un punto talmente freddo che nonostante tu possa aprire le finestre, nonostante possa avere una ventilazione meccanica controllata, ti genererà sempre condensa, quindi avrai la condensa sul perimetro del vetro. Presta molta attenzione che non ti venga usato questo tipo di materiale. Ma allora perché il 66% dei vetri ancora oggi in commercio hanno la canalina in alluminio? Beh, primo il motivo è il costo, il secondo è perché si è sempre fatto così e il terzo anche un po' l'ignoranza, nel senso che non si conoscono i nuovi materiali. Quale è meglio scegliere? Beh, io punterei sempre o su questa canalina qua, che è una Super Spacer, o su questa canalina che è Swiss Spacer, 0,036, 0,037 come valore su infisso in alluminio. In alternativa puoi andare su una canalina in acciaio inox. L'importante è che non scegli una canalina in alluminio, mi raccomando, non scegliere mai quel tipo di canalina. Ti ripeto per l'ultima volta questo concetto del ponte termico. E qualsiasi materiale che all'interno della tua abitazione in inverno, quando fuori è 0 gradi e dentro hai 20 gradi, e questo materiale si trova sotto i 13,2 gradi di temperatura, produrrà sempre condensa e muffa. Una canalina in alluminio, nella migliore delle ipotesi, sarà attorno ai 12 gradi. Una canalina termica, quindi la temperatura sul perimetro, sarà dai 15 ai 16 gradi, o anche qualche cosina in più se stiamo parlando di vetro triplo. Ora hai tutte le conoscenze per non sbagliare la scelta della canalina, mi raccomando che sia termica, facendo così non avrai nessun tipo di condensa sul vetro, aumenterai la prestazione termica della finestra e il tuo comfort all'interno della casa. Grazie per aver visto questo video, se continui ad avere qualche dubbio non ti preoccupare, sono argomenti molto tecnici quindi è normale,
Compila il form e ti richiamerò entro 24 ore. A presto e al prossimo video.